Nella profondità, la via della conoscenza attraverso Attilio Masiero, voce della quiete punto vaiano chiocciola gmail.com. A cura di VB, una voce. Non esiste alcuna contrapposizione nella profondità della radice di ogni uomo, e la polarità io e opposto di io è una costruzione irreale. Quindi, dando valore alla teoria che considera la mente come colei che mette in atto comportamenti, pensieri ed emozioni, tutti quanti strutturati secondo modalità che si concentrano nell'io, la state personificando come se fosse viva e come se vi costringesse ad un conflitto con voi stessi, spettatori di quell'operato, partecipante. Secondo me la personifichiamo perché nel nostro immaginario attribuiamo alla mente una finalità e un'intenzione, una voce. Non fate altro che alterare e dare forza e potere ad uno strumento che è semplicemente utile per distinguere le molteplicità e le specificità che sono la ricchezza degli esseri viventi e per tante altre attività utili nella concretezza del vivere quotidiano. Voi rendete la mente uno strumento automatico di promozione e di difesa, uno strumento ripetitivo e sciocco che non vi fa fare un passo oltre il già conosciuto, cioè vi fa applicare esperienze del vostro passato al presente. Essendo diventato uno strumento, non può avere finalità, intenzioni o strategie consapevoli. Fra i suoi automatismi c'è, ad esempio, l'attività di rielaborazione, che si basa su una particolare modalità di ripescaggio di informazioni dal magazzino della memoria e che quindi non può affrontare situazioni nuove in modo innovativo. Eppure voi, senza accorgervi, soprattutto nella via interiore, date alla mente una elasticità, una intenzionalità ed una furbizia che non esistono. Quando vi si diceva che la mente si occulta, si intendeva dentro un ambito concettuale. Che cosa avevate capito? Partecipante, la possibilità di fare scelte nascondendole e quindi di avere una strategia, una voce, di avere una strategia, cioè di usare l'occultamento per ottenere altro, mantenendo la presa. E quindi addirittura consegnate alla mente la capacità di operare intenzionalmente delle strategie al posto vostro. In questo modo voi siete quei miserelli assoggettati ad un essere intelligente che stabilisce per voi. Se vi si dice che la mente, pur di non perdere la presa, si sminuisce intenzione e finalità, che posizione date alla mente? Diventa un soggetto che sottilmente, nascondendosi, si lascia un po' sminuire pur di non perdere terreno. Questa immagine la rende viva e reale.